Salve ragazzi e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con la rubrica dalla A alla Z. Prima di iniziare, come in ogni puntata, vi invito a cliccare mi piace alla pagina e soprattutto ad attivare la campanellina in modo tale da restare sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi contenuti. Detto ciò, bando alle ciance e andiamo subito spediti verso la nostra rubrica dalla A alla Z. È stata una settimana abbastanza movimentata. E andiamoci appunto a gustare le nostre 22 pillole partendo ovviamente dalla lettera A. A come Allan, sostituito al 56esimo nel match Napoli-Fiorentina, il centrocampista azzurro corre direttamente degli spogliatoi. Tranquilli, non è il caso di pensare di fare dietrologia, di pensare al marcio, ma il ragazzo semplicemente doveva andare in bagno. Scappa, scappa. B come Boga. Ancora una prova superlativa dell'attaccante del Sassuolo che mette ancora una volta in mostra tutte le sue qualità. Il giocatore continua a crescere e a questo punto beato chi se lo prende. C come Conte, il tecnico dell'Inter preso di mira dai suoi concittadini leccesi con striscioni irripetibili, forse si poteva evitare. D come Donnarumma, che ha visto il match del Milan contro l'Udinese, ha visto un Donnarumma duple face, duple face o duple face? Le lingue straniere. Scherzi a parte, un errore a inizio match che costa lo svantaggio ai rossoneri e poi tre miracoli nella ripresa che sigillano la porta, garantendo appunto al Milan di non soccombere ai gol dei friulani. Appunto un Donnarumma che ancora una volta dimostra che di essere un gran portiere, che però ogni tanto mostra ancora qualche lacuna, ma l'età, nonostante le tantissime, ancora tantissime presenze già alle spalle, è tutta dalla sua parte. È come Emre Can, nonostante l'emergenza a centrocampo in questi match della Juventus, il tedesco fatica a trovare spazio nello scacchiere di Sarri. Il giocatore ormai sembra ai margini del progetto e non è da escludere una cessione. Probabilmente non adesso, ma a giugno, molto probabilmente le strade tra Emre Can e la Juve si divideranno. F come Fiorentina, la cura Iachini continua a fare effetto. Due vittorie consecutive in campionato, l'ultimo appunto nel match del San Paolo contro il Napoli e soprattutto il passaggio del turno contro l'Atalanta, che appunto permette al passaggio del turno in Coppa Italia contro l'Atalanta, che permette appunto alla Fiorentina di approdare ai quarti di finale. Rinascita viola. G come Gattuso, il tecnico calabrese del Napoli, nella conferenza stampa pre Napoli-Fiorentina, afferma: non siamo qui a pettinare le bambole. Boh! E in quel preciso momento i tifosi del Napoli hanno capito che sarebbe stata una stagione indimenticabile, in negativo ovviamente. Ho una sorta, non so come, una sorta di déjà vu su questa affermazione. E vabbè, H come Haaland, il giocatore entra al 56esimo e debutta con la maglia del Borussia Dortmund. Quando entra in campo, la sua squadra è sotto per 3-1 contro l'Augsburg. Il ragazzo entra in campo, in 20 minuti fa 3 gol e il suo Borussia vince 5-3. Penso che un debutto così non se lo sarebbe aspettato nemmeno lui, predestinato. I come Immobile, ormai si sprecano gli aggettivi. L'attaccante della Lazio è sempre più devastante. Dopo la tripletta nell'ultimo match arrivano a 23 le sue rating in campionato. Il record di Higuaín non sembra poi così raggiungibile, visto ancora le partite che mancano. Immobile in questo momento è il killer della nostra Serie A. L come Lecce, i salentini, dopo aver fermato la Juventus, bloccano anche l'Inter e si confermano ammazza big. M come i Milan. La cura Zlatan Ibrahimovic fa benissimo al diavolo che rinasce, colleziona un'altra vittoria e fa bene soprattutto a quei calciatori che fino a quel momento avevano trovato pochissimo spazio. I vari Castiglieco, i vari Rebic e i vari Leao sono i volti della rinascita rossonera. N come non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Tantissimi gli affari saltati dall'ultimo minuto da Biabiania Shik, passando per lo scambio Vucinic-Guarin e tantissimi altri, non l'ultimo appunto quello tra Politano e Spinazzola. Se andate sul nostro sito www.lebombedilad.it c'è un articolo che riassume un po' tutti gli affari più eclatanti saltati all'ultimo minuto. Un LBDB tutto da leggere, ve lo consiglio. O come Ottavi,
Il primo turno con le big presenti nel tabellone di Coppa Italia non riserva particolari sorprese. L'unica novità, l'assenza dell'Atalanta che appunto cade sul campo della Fiorentina. E adesso avanti con i quarti, con Napoli-Lazio che apre appunto i quarti di finale di Coppa Italia. Piccuma e Piazza, l'attaccante croato della Juventus, scomparso dai radar a causa di tantissimi infortuni, prova a rilanciarsi a Cagliari. Il suo passaggio in terra sarda è ad un passo e in questo caso, come si dice, a volte ritornano, vediamo se Piazza torna ad essere quello che abbiamo conosciuto prima che approdasse in Italia. Come quesito, e anche questa settimana vi pongo una domanda, poi a voi rispondermi. Domandare è lecito, rispondere è cortesia, quindi siate cortesi e commentate. Il quesito è questo: in estate, Sensi, Barella, Lukaku, Sanchez, Lazzaro, Miraghi. Nel mercato di riparazione, Young. Molto probabilmente Moses, molto probabilmente arriverà Giroud, molto probabilmente arriverà Eriksen. Mettiamo il caso che questi giocatori arrivino. Questa è la dimostrazione che l'Inter sta provando tutte per cercare di interrompere l'egemonia bianconera. Ma secondo voi, dopo tutti questi investimenti, un secondo posto sarebbe fallimentare? Vi dico la mia, assolutamente no, la Juve è di un'altra categoria. Però ognuno è libero di esprimere la propria opinione, quindi a voi i commenti, commentate. E passiamo alla lettera R, la R di Rachmani, dopo Lemme, dopo Lobotka, un altro acquisto in casa azzurra. Il difensore però kosovaro non arriverà però adesso, ma a giugno. Ennesima dimostrazione che la rifondazione azzurra è partita, sperando però che quest'anno finisca il prima possibile. Work in progress, S come Suso, e ci siamo, dopo tanti tira e molla, sembra che adesso la storia tra lo spagnolo ed il Milan sia giunta al capolinea. Il futuro dell'attaccante sembra essere in Spagna, continui colloqui fra appunto gli agenti di Suso e la dirigenza rossonera. Si sta valutando un po' il da farsi, anche perché il Milan vorrebbe ricavare un bel gruzzoletto dalla sua cessione. Non ci resta che attendere e vedere il calciomercato cosa ci offre. T come tabù. Per la serie, ridiamoci su. Dopo l'Inter e la Lazio è il momento di Federico Chiesa. Se qualcuno ha qualche tabù da sfatare contro il Napoli, lo faccia adesso oppure taccia per sempre. È il momento giusto. Quest'anno qualsiasi giocatore, squadra, dirigente, ma pure un semplicissimo tifoso del mondo che vuole togliersi uno sfizio contro il Napoli, mi sa che questo è l'anno giusto per togliersi tutti gli sfizi. Speriamo in una rinascita azzurra, anche se le nubi all'orizzonte sono tante. Passiamo appresso, va. Come Under, il turco della Roma torna finalmente al gol contro il Genova, esattamente dopo un girone intero. Infatti l'ultimo gol di Under è proprio risale proprio la sfida d'andata contro il Grifone. In questo caso il Genova è la vittima sacrificale di Under. V come Vlad dietro le quinte. Anche in questo caso vi invito ad andare sul nostro sito, Le Bombe di Vlad, e di seguire la nostra rubrica Vlad dietro le quinte, che racconta un po' tutti i retroscena, tutte le curiosità del mondo del calcio. In questo caso un articolo che vi consiglio è quello legato alla Turris, squadra della mia città, e io vi invito appunto a leggere questo articolo sui retroscena del mondo Turris, sul problema stadio, sulla grande passione dei tifosi corallini e soprattutto sui vari record che la Turris è riuscita a stabilire in questo arco di stagione, con la promozione con un sogno Serie C che continua. Speriamo bene. Chiudiamo con la Z, giustamente, l'alfabeto scritto della Z lo facciamo anche noi, non facciamo cose, non diamo novità, chiudiamo in maniera rigorosa con la Z di Zidane. Il tecnico francese è sempre più l'uomo dei record, 9 finali disputate e 9 vittorie, l'ultima contro l'Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna. Zidane è un vero e proprio the final man, l'uomo delle finali. Detto ciò, abbiamo concluso anche questo nostro appuntamento. Spero di aver alleviato il vostro tempo con questi 10 minuti di spensieratezza ed allegria. Allegria, ci ho provato. Io, come sempre, vi invito a seguirci su tutti i nostri canali social: Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, appunto YouTube. Di seguirci sul nostro sito www.lebombedivlad.it per restare sempre aggiornati sulle ultime news di mercato, che qui si entra nel vivo. Gli ultimi 10 giorni e si chiude il calciomercato, quindi seguiteci per appunto rimanere aggiornati. Ho concluso, non ci resta che salutarci, quindi vi auguro anzi vi regalo un caloroso abbraccio e il solito ciao ragazzi.
Volete ottenere il 75% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro ed avere anche 2 ore e 50 di regalo? Cliccate sul link di Together Price in descrizione.